Un modo semplice per fare degli abiti che possiamo trasformare in bordi. Allora, la particolarità è che è totalmente estensibile, simpaticissimo secondo me, se lo usiamo su capi che non richiedono grandi bordi particolari e serve soltanto un filo grosso su tutte le macchine e uno più fino, cioè praticamente andiamo a fare un discorso di due diversi tipi di filato. Se non abbiamo del filato grosso, raddoppiamo, triplichiamo quello che vogliamo, cioè lo aumentiamo noi di spessore, altrimenti è semplicissimo, perché non facciamo altro che portare gli aghi in avanti, le vette su tutte le macchine di lavorazione, perché ci servirà dopo, e a questo punto prendiamo il filato, quello grosso, lo giriamo su due aghi, lo giriamo ancora, praticamente facciamo un avvolgimento a e doppio, il filato è sotto, gira sopra, lo faccio passare tra i due aghi, poi solo sull'ultimo, sotto, gira sopra, gira sopra, sotto, sopra, sotto, sempre sull'ultimo ago, praticamente sotto, riprende tutti e due, passa sotto, avvio a E praticamente sopra, altrimenti ecco, sotto, sopra, avvio. È simpaticissimo, molte volte serve veramente poco per creare delle cose particolari. Dal tendifilo prendo il secondo filato, può essere dello stesso colore, io ho usato il sistema due colori perché si nota di più, dopodiché faccio uno con calma perché chiaramente sforzerà il carrello, ecco. Se qualche maglia non ha tirato bene, tiriamo, metto un pettine, eccomi qua, ritiro fuori gli aghi, anche se non servono, però faccio il secondo giro con gli aghi in fuori, fa prima a prendermi il carrello, dopodiché da questo lato, io il filo ce l'ho a terra, giro, giro, 1, 2, poi ognuno trova la sua variante, è più comodo dall'altra parte, qui si gira meno bene, sopra, solo sull'ultimo, tiro avanti, sotto, sopra, sull'ultimo, tiro avanti, sotto, sopra, sull'ultimo, fino alla fine. Passo il carrello, ancora due giri. Praticamente per i giri che ci necessitano, io ripeto sempre la stessa situazione. Alla fine otteniamo un punto che si arrotola verso l'interno, quindi possiamo usarlo come avvio, ed è questa lavorazione che in fondo è una variante del punto tessuto. Decidiamo noi come vogliamo utilizzarlo, se sul rasato dritto arrotolato o qui più piatto. Ovvio, più è grosso il filato più è spesso il bordo, se lo usiamo sulla 5 verrà molto più delicato, però non tira, è altamente sostenibile e secondo me con poca fatica, anche riprendendo le maglie di un golf, dei davanti si possono creare rifiniture per colli, per mostre. Quindi spero di aver lanciato un'altra idea. Effetto sul dritto, si arrotola, effetto sul rovescio che viene molto più
compatto, dipende da che lato ci piace, due colori, un solo colore. Io proporrei un filato più grosso e uno più fino, lo passa in ogni caso, basta portare avanti gli aghi, quindi davvero lo trovo molto carino e particolare.